Ciao a tutti, io sono Kana e in questo nuovo video parleremo di Echo Flex, il nuovo dispositivo di Amazon che integra Alexa e che da qualche giorno è sul mercato anche italiano. Iniziamo subito. Quindi ragazzi, ora diciamo che questo prodotto chiaramente è un Alexa un po' in miniatura, nel senso che è chiaro che non ha, non potrà avere la qualità, insomma l'audio, la potenza, ecco proprio anche sonora che invece potrà, invece appunto ha magari anche solo l'Echo Dot, quello piccolino, però comunque è un accessorio che ho preordinato su Amazon quando l'hanno presentato, quindi penso verso fine settembre addirittura credo, o inizio ottobre. Mi ha comunque incuriosito perché ho sempre pensato ad un Echo. Magari ecco, so, in bagno, comunque nelle stanze in cui magari avere l'Echo Dot, cioè un Echo magari ecco più grande, non è il comodo. Questa qua è una presa, semplicemente, che integra Alexa. È un pochino come, non so, cioè nel senso, è un mix tra la presa, quella classica, di tutti gli Echo, che però a sua volta integra Alexa, chiaramente più grande. Infatti qua appunto abbiamo tutto quello che abbiamo sempre avuto comunque su un Echo. Quindi in pratica modo di chiamare Alexa senza dover dire la parola Alexa, ma semplicemente premendo il pulsante. In modo di diciamo, mettere il silenzio, mettere muto, cioè non fare sentire la nostra voce praticamente. E poi appunto abbiamo qua piccolini gli speaker, che sono comunque molto piccoli. E basta, non c'è altro. Chiaramente tutte le funzioni di questo Echo sono quelle identiche di tutti gli altri Echo. Quindi tutte le domande che possiamo fare ad Alexa, diciamo, Big, possiamo farle anche a lei, non c'è nessuna differenza. Poi qua se non sbaglio, ecco, abbiamo sembra credo sia un jack. Quindi penso che potremmo collegarlo ad un Echo più grande, se non erro. E comunque abbiamo poi quest'altro gadget che diciamo costa molto meno di lui. Molto meno, vabbè, se non voglio questo qua costa 30 euro su Amazon e lui 15, quindi comunque dico costi ecco non tanto così, non così alti. In ogni caso, questo non è altro che una luce che si va a incastrare perfettamente all'Echo, cioè questa presa USB, infatti comunque è comodo anche per il fatto che se per esempio lo mettiamo in un bagno, comunque in qualche parte in cui non ci sono chissà quante prese, potremmo anche ricaricare il nostro iPhone, il nostro telefono, qualunque esso sia, e non solo telefono, semplicemente collegandolo a questa porta USB. Diciamo, per usare la luce basterà collegarla così, in maniera molto rapida, diventerà poi un tutt'uno. Una luce che ho letto su Amazon che si può controllare anche l'intensità e anche addirittura i colori. Però onestamente non ho visto come. Comunque in pratica la luce si attiva quando è buio e si spegne quando c'è luce, molto semplicemente, quindi è automatica. Comoda se per esempio abbiamo qualche zona che vogliamo avere illuminata di notte, magari perché, insomma, per andare a bere dell'acqua, non lo so, insomma comunque in qualche zona in cui abbiamo messa, in cucina, non lo so, ecco, magari fa comodo avere questa piccola. Non è una luce così stratosferica, però comunque un minimo illumina. Comunque si possono anche collegare altri dispositivi come sensori di movimento, comunque altri gadget che comunque saranno compatibili, insomma, integreranno la possibilità di essere appunto collegati a questo Echo Flex. La connessione con cui arriva questo Echo Flex è questa qua blu, sempre molto minimal, molto semplice, appunto come siamo già abituati con Amazon. All'interno non c'è nulla in più rispetto a lui, semplicemente qua i manuali, ma insomma, ecco, non è che ci sarà chissà che cosa. Per connetterla, insomma, è facile, basta semplicemente andare a connetterla, a collegarla alla presa e poi dall'app Alexa andando ad aggiungere un dispositivo. La guida sarà molto semplice, non è chissà che cosa, anzi la metto così, così, così potete vedere anche voi. Non sarà, ecco, così difficile. Perciò, insomma, ecco, l'utilizzo è veramente banale. In particolar modo per chi già ha un Echo, insomma, sarà tutto ormai molto familiare. E in più appunto questa luce che insomma alla fine dipende, se non vi serve, se in un ambiente non volete avere questa chicca, insomma ecco non compratela, non vi servirà, altrimenti sì, insomma ecco, ma è una cosa minimale, ecco. Più che altro ecco sicuramente questa, ecco vedo qua ho scritto Alexa spegni la luce notturna, quindi penso sia possibile comunque andare a spegnere la luce notturna, perché in effetti molto spesso l'ho lasciata così accesa ma non mi serviva, quindi comunque. Penso appunto che sia possibile spegnerla e di conseguenza per mettere colori diversi penso basterà dire Alexa imposta luce notturna sul blu, non so, magari così potrà provare in questo senso. Ripeto, non ha un audio molto, molto buono, cioè non è che cioè, si sente così, ecco, piano, ecco, non è che si può anche regolare il volume, credo, dall'app di Alexa, sì, però ecco, il limite è sempre quello, non si può andare oltre ecco, una qualità così accettabile, diciamo accettabile per una presa, ecco, diciamo così. Quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione per acquistarla, fatemi sapere cosa ne pensate, appunto se vorreste anche vedere dei video su altri Echo di Amazon. Io vi ringrazio per questo video, vi invito a mettere un mi piace, un commento, o a seguirmi su Instagram, mi chiamo GanaYT, metto sempre foto, post, storie, anche video IGTV, quindi comunque, insomma, potete
perché non seguirmi. Vi lascio anche il link del mio profilo Instagram qui in descrizione. Vi ringrazio per questo video, ci vediamo sempre qui sul canale di Gana, col prossimo video. Ciao a tutti!